L'attaccante, in accordo con la società, saluta José Mourinho e la squadra prima di lasciare il ritiro estivo 2009 dell'Inter negli Stati Uniti per fare rientro in Europa a seguito della trattativa di calciomercato che lo riguarda. Non c'è nessun disaccordo tra José Mourinho e Massimo Moratti, come ipotizzato quest'oggi da alcuni quotidiani. È lo stesso presidente a raccontarlo in una breve intervista raccolta da alcuni colleghi dinanzi agli uffici della Saras. Douglas Cisenando Maicon, in ritiro da ieri, parla per la prima volta in questa nuova stagione. Seduta mattutina per i nerazzurri che scenderanno in campo di nuovo nel pomeriggio, la cornice è sempre quella del campus di Harvard. Buonasera tifosi nerazzurri, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale, quella delle 24. C'è un comunicato ufficiale di Inter.it che riguarda Zlatan Ibrahimovic, ve lo leggiamo subito. Dopo l'allenamento individuale di stamane nella palestra del campus Harvard e il pranzo in hotel, Zlatan Ibrahimovic ha salutato José Mourinho e la squadra prima di mettersi in viaggio per raggiungere la Svezia. L'attaccante, in accordo con la società, lascia il ritiro estivo 2009 dell'Inter negli Stati Uniti per fare rientro in Europa a seguito della trattativa di calciomercato che lo riguarda. In questo momento in particolare Zlatan è decollato, è a bordo di un aereo che lo sta portando appunto in Svezia. Ha parlato quest'oggi anche il presidente Massimo Moratti, che ha fatto un punto su quello che è il calciomercato nerazzurro. Allora sentiamo le parole del presidente, leggiamole anzi. Presidente, l'affare, naturalmente si riferiscono all'affare che riguarda Ibrahimovic ed Eto'o, è concluso? Quasi, ha risposto il presidente, quindi sul quasi aspettiamo. L'agente di Samuele Eto'o ha dichiarato che siete d'accordo su tutto. Ripeto quello che ho detto stamattina, mi piacciono le interviste di tutti, ma preferisco aspettare l'ufficialità reale. A quando, secondo lei, l'ufficialità dell'accordo? Non so, in giornata spero, quando arriverà, arriverà, ma non si tratta di una corsa contro il tempo. In questi ultimi giorni, proseguono i colleghi, intervista di oggi pomeriggio, ve lo ricordiamo, si è letto sui giornali di un raffreddamento dei suoi rapporti con José Mourinho. Per evitare polemiche, ci dice solo se è vero. L'ho letto anch'io stamattina, leggere i giornali ha spaventato anche me, non è assolutamente vero, anzi sento Mourinho per telefono e mi sembra che abbiamo fatto tutto quello che era stato stabilito insieme a lui. Per quanto riguarda la questione Ibrahimovic, era una cosa che lui sapeva potesse succedere, chiaramente l'allenatore aveva già fatto capire che non pensava che l'attaccante svedese potesse andare in un'altra squadra, ma ha una tale ammirazione per Eto'o che è rimasto soddisfatto e molto contento di questa possibilità, di questo scambio. Quindi non credo proprio che ci siano problemi, quando lo vedrò al ritorno dagli Stati Uniti, lo capirò direttamente. Ma questo silenzio prolungato, questo non chiedetelo a me, risponde il presidente. Non sono cose alle quali posso rispondere io. Un pensiero a Ibra, questa trattativa non è ancora conclusa, quindi i pensieri possono essere tanti, ma li faremo in seguito. Alexander Lieb, l'ultima domanda che gli hanno fatto i colleghi questo pomeriggio, rientra sempre nell'affare? La risposta del presidente è stata soltanto sì. Dunque direi assolutamente esauriente il presidente Massimo Moratti, che ha fatto il punto sulle trattative che riguardano l'estate nerazzurra. Adesso andiamo a sentire il polso della squadra in collegamento con Harvard. Allenamento in corso, quello del pomeriggio, ma bisogna parlare di quello della mattina, che si è svolto sotto un buon sole. Per quanto riguarda Boston, è stata annunciata la pioggia, invece anche il Massachusetts ha risposto in una maniera molto molto positiva. Tanto lavoro con partitelle sin da subito, grande allegria dovuta all'arrivo di Maicon, che ha cominciato a scherzare come al solito con tutti quanti. Squadra presente al campo già alle 9.40 del mattino, cominciato l'allenamento in grande puntualità alle ore 10, è durato per più di un'ora l'allenamento la prima sessione d'allenamento, e poi, come vi dicevo, la seconda, che è in corso di svolgimento, in via di svolgimento, e si sta anche per concludere, per la verità. Tante partitelle quest'oggi a tema, una su tutte, quella dove i giocatori lavoravano dal punto di vista tecnico, poi a un certo punto venivano chiamati fuori e dovevano compiere dei percorsi. Buon umore, lavoro, sudore, la squadra si sta avvicinando, come dicevamo ieri, all'appuntamento forse più importante di questa tournée, il derby al Foxborough Stadium, che è l'appuntamento conclusivo di questo splendido viaggio negli Stati Uniti.
Si va dunque verso il derby in programma, lo ricordiamo, domenica sera. Guardiamo allora quella che è la classifica del quadrangolare che vede protagonista l'Inter con il Club America, il Chelsea e il Milan. Il club messicano è in testa con 8 punti in 2 partite, segue il Chelsea 5 punti in una partita giocata, l'Inter 2 punti in 2 partite giocate e il Milan chiude fanalino di coda 1 punto in una partita. Ricordiamo anche il regolamento che prevede 3 punti a vittoria, 2 in caso di vittoria ai calci di rigore, 1 in caso di sconfitta ai calci di rigore, più un ulteriore punto per ogni gol segnato. Questo è il regolamento del tutto particolare del World Football Challenge. Adesso, ci diceva prima Edoardo Caldara, è arrivato Mike con il ritiro, allora sentiamolo. Douglas. Bentornato Mike, come stai? Bene, bene. Hai fatto un po' di vacanze, ti abbiamo visto in grande spolvero con la nazionale, vi siete tolti, insomma è stata un'annata di vittorie, no? Hai vinto con l'Inter, hai vinto con la nazionale. Sì, è bello perché eravamo tutti per stare in vacanza e andiamo lì per conquistare ancora questi obiettivi che abbiamo conquistato. Siamo tutti contenti, abbiamo quasi chiuso un bello gruppo per fare bene al mondiale. Non abbiamo conquistato la qualificazione ancora, però siamo lì vicino. Speriamo di chiudere con questo gruppo in migliore forma. E adesso si ricomincia la nuova stagione con l'Inter, con una squadra che ha qualche brasiliano in più, qualche tuo amico in più, qualche rinforzo in più, con la voglia di vincere e di fare ancora meglio dell'anno scorso. Sicuramente sì, sono dei campioni che sono arrivati qui. Speriamo di fare una bella stagione. Tu stai bene? Manca 100% ancora. Quindi no, sto riprendendo bene. Sto adesso riprendendo. Quando ti rivediamo in campo? Cioè che si gioca domenica? Non so, dipende da mister. Dipende da mister. Vediamo, quindi vediamo, magari già vediamo. Il primo derby della stagione, si inizia col derby. Vediamo. Bentornato. Grazie mille. E dunque subito l'allegria di Douglas Cisenando Maicon, secondo giorno di allenamenti per lui con la formazione di José Mourinho. Adesso sentiamo un altro brasiliano invece, anche lui è arrivato da poco in ritiro, Julio César. Julio César ha raggiunto i compagni a Boston. Speriamo di finire bene questa preparazione per avere un'altra bella stagione. Ecco cosa si aspetta il portiere brasiliano dalla stagione che sta iniziando. Una Inter ancora più forte. Sono contento per Lucio, al di là di essere un amico, è un professionista incredibile, un calciatore straordinario. Speriamo che possa fare bene anche qua con noi. Si parla poi un'altra volta di Champions League. Da quando sono arrivato questo è il pensiero del nostro presidente, di tutti i tifosi interisti e anche nostro. Però penso che piano pianino le cose succedono, accadono. Non penso che mettere la Champions League come posso dire, come priorità non va bene, perché ci sono anche altri campionati da vincere, un altro scudetto, perché quando si prende gusto non voglio più lasciare scivolare delle nostre mani. Da 4 anni che vinciamo, no, uno su tabellone, diciamo tabellone, sì. E 3 su campo, allora abbiamo proprio preso un bel gusto. Speriamo di vincere ancora quest'anno. E la Champions penso che è chiaro che è una competizione che manca tanto al nostro presidente, ai nostri tifosi e penso che anche a noi. Allora cercheremo di fare bene, di lavorare bene per vincere anche questo. Arriva anche la domanda su Samuel Eto'o, che viene dato vicinissimo all'Inter. Mi piace, come no. Penso che qualsiasi squadra del mondo piacerebbe avere un calciatore come lui. Ed è un Inter, attrazione brasiliana. Sono partiti 2 brasiliani, sono arrivati altri 2, no? Thiago Motta e Lucio, sono partiti Adriano e Maxwell. È così. Poi Giulio commenta così l'entusiasmo che lo ha accolto ad Harvard. No, è sempre un piacere ritrovare tutti i compagni, no? Questa è la cosa più bella. La vacanza è buona, però quando rientriamo per lavorare è meglio. E domenica è già tempo di derby. Penso che quando si ritrovano Milan-Inter e Milan è sempre una partita speciale, al di là di essere un amichevole, una partita di un torneo piccolo, penso che nessuno vuoi perdere. Cercheremo di vincere anche questo. Infine la tournée in America è anche la giusta occasione per imparare un po' d'inglese. Penso che è importante. È una cosa che ho messo in testa, sto studiando, speriamo di imparare, no?
però è difficile. E dunque un Julio Cesar, come sempre, divertente, poliglotta, il portiere brasiliano. Adesso parliamo un po' di Boston, conosciamo meglio la città in cui l'Inter sta facendo la seconda parte del proprio ritiro americano. Sentiamo. Here in your arms I sway. Now that the light is low. Così questa è Boston, probabilmente la più anglosassone delle città americane, 5 milioni di abitanti, ma solo un quinto vanta di poter abitare nelle zone residenziali del centro. Certi punti si fa davvero fatica a capire se si è finiti a Londra e perfino i dintorni rimandano all'Inghilterra. Cambridge è una zona di residenze tranquille e abbienti e non a caso è stata rinominata così. Oppure sembra di passeggiare in Irlanda, molto verde, pinte di Guinness nei pub, ma basta alzare un po' gli occhi, la skyline è inconfondibile. Si è ancora negli States, anzi si è nella capitale culturale degli States, quella tradizionalmente legata all'Università di Harvard, quella del Boston Globe, quotidiano con 137 anni di storia alle spalle e ben 18 premi Pulitzer fra i suoi giornalisti. Gente da inchieste vere, da inchieste pesanti, che si contendono con New York Times il meglio delle penne americane. Neanche Boston è rimasta immune dalla crisi, tagli pesanti all'economia, minacce di tagli ulteriori hanno turbato la tranquillità dei Bostonians, gente da classe alta e media. L'atmosfera è quella di una città dove si può vivere bene e senza stress, almeno apparentemente. Residenze piacevoli, lampioni per le strade, il fiume Charles che la attraversa e poi alla confluenza col Mystic si butta nell'Atlantico, un fiume maestoso che ha segnato i commerci e anche il turismo. Se Los Angeles era la città del cinema per eccellenza e dei chips di buona memoria, Ponciarello in primis, Boston è quella delle serie televisive più radicate nel mondo del lavoro, intendiamoci, lavoro già marchiato in partenza dalla cultura. Boston Legal, candidato agli Emmy Awards, e Ally McBeal, una serie surrealmente ambientata fra gli avvocati di Boston, li conosciamo bene e riflettono già come gli stessi americani vivono e vedono questa città, ricca, colta, possibilmente famosa e potente. I Kennedy sono di qui e la zona che circonda la città è piena di località di vacanza nobilmente conosciute come le più snob degli Stati Uniti, Martha's Vineyard e Cape Cod, due su tutti. È uno sfilare di ville, di spiagge decisamente meno affollate di quelle della California e di fari che di notte segnano le coste. Harvard è un capitolo a sé, la grande H che campeggia ovunque è il simbolo graficamente pulito ed essenziale di una delle università più note del mondo. Qui lo sport viene considerato, ma non è sicuramente un motivo di vanto, è la cultura che viene celebrata in ogni suo passaggio, letteratura, legge, facoltà scientifiche e di economia. Kennedy si laureò qui e a lui è intitolata una facoltà, da cui uscirono ben 8 presidenti degli Stati Uniti e un numero pazzesco di premi Nobel e Pulitzer. E sono lenta d'estate con i campus semideserti, se non percorsi estivi a pagamento esattamente come accade a UCLA, ma vive invece orgogliosamente il suo status di ateneo più antico d'America nei mesi delle lezioni. Sono stati ad Harvard negli States, I was in Harvard, vale già come un curriculum vitae di assoluto prestigio. Perché qui entra solo chi è davvero in grado di farlo. Selezioni durissime e rette alte. L'università è privata e spietata. Nessuno che non sia all'altezza può avere il privilegio di sedersi nelle sue aule. Privilegio che in realtà è solo un passaggio verso una vita già destinata ad eccellere. Questa dunque era Boston, come ve l'abbiamo presentata. Adesso una notizia che riguarda le nostre giovanili, perché come sempre prosegue, ferve il mercato anche per quanto riguarda le categorie inferiori alla prima squadra. Una nuova operazione in particolare riguarda gli allievi nazionali della stagione che verrà, i nati per intenderci 1993, e infatti nato nel 1993 l'attaccante Manuel Canini, che l'Inter ha prelevato dal Cesena con la formula della compartecipazione. Dunque nell'ultima stagione Manuel Canini ha giocato con gli allievi regionali della squadra bianconera del Cesena, nella prossima giocherà invece con gli allievi nazionali dell'Inter. Adesso invece un'intervista a Pierluigi Fiorella, che è un membro dello staff di cui forse si parla un po' poco. Sentiamo Scarpini. Oggi vi facciamo conoscere il dottor Pierluigi Fiorella, che è non è un volto nuovo perché è al lavoro con la macchina medica Inter da un po' di tempo, però forse è il primo ritiro che fai. No, tutti gli anni in genere eravamo ad Appiano, quest'anno abbiamo questa nuova esperienza americana dopo Brunico
E diciamo che gli aspetti fondamentali, soprattutto nel ritiro dopo le vacanze estive, è quello di riportare gli atleti al massima efficienza fisica, e quindi considerando anche i due allenamenti al giorno, grande importanza viene data sia agli aspetti alimentari, soprattutto anche qui agli aspetti reidratativi, visto che siamo in un clima abbastanza caldo e anche qui a Boston molto umido, quindi questa è un'importanza perché sono 3 ore di lavoro al giorno e quindi le perdite anche dal punto di vista idrico nonché energetico sono un fatto importante da recuperare ai fini della pianificazione dell'allenamento. Ecco, quindi dal punto di vista, partiamo alimentare, cosa serve dopo l'allenamento della mattina e cosa invece a livello alimentare serve dopo il pasto, dopo l'allenamento del pomeriggio, quindi alla cena, cioè cambia dal punto di vista proprio delle pietanze che vengono, sì, diciamo, portate ai ragazzi? L'aspetto principale è legato al fatto che si cerca di fare un'alimentazione più leggera, anche se a base di carboidrati a pranzo, proprio perché in realtà poi nel pomeriggio abbiamo il secondo allenamento, invece poi c'è una, diciamo, un'alimentazione più ricca per un recupero completo invece per la cena, che è l'elemento, diciamo, più importante poi, che racchiude la fine della giornata e quindi il recupero dei due allenamenti effettuati durante il giorno. Semplificando, pasta a pranzo e carne pasta, alla sera? Pasta no, facciamo anche, c'è, cioè, sicuramente anche il secondo anche a pasta, solo in genere più leggero abbiamo del rostbif, del prosciutto, e mentre la sera sicuramente la carne, il pesce hanno la prevalenza, insieme comunque sempre alle zuppe, un po' di pasta per equilibrare anche il dolce, voglio dire che è il premio serale per i ragazzi dopo le fatiche della giornata. Parte invece delle bevande. Le bevande qui vanno per la maggiore, come si dice, anche perché il caldo, abbiamo avuto degli allenamenti, per esempio quello a Pasadena con oltre 40 gradi, quindi dal punto di vista proprio della necessità di bere, il corpo ne ha tanta. L'elemento più importante rimane sicuramente quello di recuperare la componente idrica, perché ovviamente la disidratazione è l'elemento principale di cui soffre l'organismo alle alte temperature durante l'attività fisica. Chiaramente quando il clima è più secco questo facilita, in una situazione come quella di Boston dove comunque anche l'umidità è più elevata bisogna dare molta importanza alla reidratazione, a fianco quindi all'acqua classicamente. Da questo punto di vista si cerca di utilizzare... Non molto fredda, ricordiamola. Non molto fredda, però sicuramente fresca, perché questo aiuta l'organismo a tenere bassa la temperatura, a raffreddare il nostro organismo, come si suol dire. E oltre all'aspetto puramente idrico viene data, diciamo, molta importanza all'aspetto, diciamo, in parte energetico, cioè soluzioni a base di carboidrati e soprattutto anche di minerali, quindi elettrolite e minerali, proprio per un recupero completo dal punto di vista della, delle perdite che si hanno idriche ed elettrolitiche durante la sudorazione.